Siamo qui raccolti questa sera, come ogni anno, all'inizio di un nuovo cammino di impegno pastorale per condividere con il Vescovo e tra di noi un momento di preghiera. È un inizio di cammino volutamente caratterizzato dall'ascolto della parola di Dio, dalla riflessione e dall'invocazione di grazie per il nuovo tratto di strada che la nostra Chiesa diocesana sta per intraprendere. Il tema del nuovo anno sarà comunità ospitali e missionarie. Il rapporto tra ospitalità e missione ci invita a riflettere sul nostro modo di essere battezzati e comunità che, rigenerate dall'Eucaristia, si impegnano a vivere, testimoniare e annunciare la gioia del Vangelo nella quotidianità. Abbiamo accolto nella processione d'ingresso l'icona scritta da Nicla de Polo sul testo biblico degli Atti degli Apostoli, oggetto della lettera pastorale del nostro vescovo. Facciamo insieme il canto Noi veniamo a te. Noi veniamo a te, ti serviamo, Signor, solo tu hai parole. Ascolto e rinnovi con noi l'alleanza d'amore infinito. Noi veniamo a te, ti seguiamo, Signor, solo tu hai parole. dell'uomini tu ci apri alla vita e rinnovi per noi la promessa del mondo futuro noi veniamo a te ti seguiamo signor solo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore ci invita questa sera a sostare con Lui nell'ascolto della parola e nella preghiera comunitaria. È questo il modo con il quale la nostra Chiesa di Vittorio Veneto vuole aprire un nuovo anno pastorale. Siamo certi che la parola del Maestro e l'azione del suo Spirito guideranno i nostri passi e il nostro agire pastorale. Signore che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine. Chirie, chirie, e lei chi Chirie, chirie, lei Cristo che mandi il tuo spirito a creare in noi un cuore nuovo. Cristo, Cristo e S. Cristo, Cristo, e Signore, che ci edifichi come pietre vive nel Tuo Santo Tempio. Chirie, chirie, elai so. Chirie, chirie, elai so. Oh Dio nostro Padre, che in Cristo, tua parola vivente, ci hai dato il modello dell'uomo nuovo. Fa che lo Spirito Santo ci renda non solo uditori, ma realizzatori del Vangelo, perché tutto il mondo ti conosca e glorifichi il tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Rimaniamo in piedi e invochiamo il dono dello Spirito. Vieni, vieni Spirito d'amore ad insegnarle cose. suggerire le cose che lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi, cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di... Soffia su chi non la vita, vieni o oh spirito e soffia su di noi. Possiamo sedere. Dal libro della Genesi. Poi il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo, Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua. Lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi, dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo. E quelli dissero, fa pure come hai detto. Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse, Presto, tressea di fior di farina, impastala e fanne focacce. Allarmento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. E così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. E poi gli dissero, dov'è Sara, tua moglie? rispose, è eh là, nella tenda. Riprese, tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni. Era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse, ah, avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio Signore è vecchio. Ma il Signore disse ad Abramo, perché Sara ha riso dicendo... Potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò, non ho riso, perché aveva paura, ma egli disse: Sì ai proprio riso. Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sodoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Il Signore diceva, devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente. E in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra? Infatti io l'ho scelto perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso. Disse allora il Signore. Il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e disse. Davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono cinquanta giusti nella città. Davvero li vuoi sopprimere e non perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia. Rispose il Signore, se a Sodoma troverò cinquanta giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo. Abramo riprese e disse: ah, vedi come arrisco parlare al mio Signore, io. Che sono polvere e cenere, forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque. Per questi cinque distruggerai tutta la città. Rispose, non la distruggerò se ve ne troverò quarantacinque. Abramo riprese ancora a parlargli e disse: forse là se ne troveranno 40 rispose non lo farò per riguardo a quei 40 riprese non si adiri il mio signore se parlo ancora ma forse là se ne troveranno 30 rispose non lo farò se ve ne troverò 30 riprese Vedi come ardisco parlare al mio Signore, forse là se ne troveranno venti. Rispose, non la distruggerò per riguardo a quei venti. Riprese, non sia dire il mio Signore se parlo ancora una volta sola. Forse là se ne troveranno dieci. Rispose, non la distruggerò per riguardo a quei dieci. E come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione. Parola di Dio. Nella Bibbia l'ora del mezzogiorno è speciale perché è un'ora in cui vanno in giro gli angeli. Abbiamo potuto sentire proprio all'inizio di questo splendido capitolo 18 del libro di Genesi di una visita di angeli nel momento... Eh, più caldo, torrido della giornata in un'area come quella appunto palestinese. Siamo alle querce di More, Mamre, Sicar, Sichem. Nel Vangelo di Giovanni troveremo ancora una, un rapporto, diciamo così, tra il Figlio di Dio, che non è un angelo, è più di un angelo, è una donna che va a prendere acqua ad un pozzo, sempre a mezzogiorno. Ma nel libro degli atti, al capitolo ottavo, versetto 26 è ancora a mezzogiorno quando un angelo chiama Filippo, che è il grande evangelizzatore della Samaria. E gli dice alzati. Dunque a mezzogiorno bisogna stare in campana perché qualcosa può succedere. Abramo è il primo ad essere provocato da, questa, da questo coup de teatro che stava facendo Abramo. Ma insomma, sua moglie era sotto la tenda e lui forse prendeva appunto qualche. Un po' di frescura in quest'ora così calda come dicevamo, alle querce. Insomma, era un pastore, quindi era un pastore molto vecchio. Aveva cento anni in questo momento. E sua moglie Sara ne aveva ben 90. Quindi lo immaginiamo ma io, con le guance increspate e con gli occhi socchiusi, quasi in una siesta. Quando viene svegliato appunto da questi tre visitatori? Ed ecco allora il primo quadro, un quadro che dipinge un Abramo come un uomo accogliente, ospitale, aperto, sorridente, giusto? Tutti i primi versetti che abbiamo potuto sentire ci hanno dipinto proprio l'uomo mediterraneo, l'uomo del vicino Oriente antico. Noi sappiamo, noi siamo qui a Vittorio Veneto, ma abbiamo studiato la storia e sappiamo che la grande nostra civiltà viene dal sud, viene dalla Grecia, diciamo, ancora prima dagli egiziani, dagli assiri, i babilonesi, sono loro che ci hanno consegnato tanti tanti elementi della nostra anche attuale civiltà. E i numeri, per esempio, vengono dall'Arabia, i nostri numeri. Così, è solo per pensarci, numeri arabi diciamo. Ecco, allora, l'ospitalità, l'ospitalità è uno dei due grandi segni dell'origine della nostra civiltà insieme alla sepoltura dei morti. Seppellire i morti e accogliere il forestiero, lo straniero, lo sconosciuto, l'ospite è il pilastro, uno dei due pilastri appunto della nostra civiltà. Abramo si dimostra veramente Stupendo da questo punto di vista, un uomo progredito, non un uomo selvaggio, un uomo civile, appunto, non un uomo eh, incolto, indotto, anzi, lui subito prepara una lavanda per i piedi di questi ospiti. Beh, Gesù. Sarà poi l'ospite per eccellenza, l'ospite attivo per eccellenza, dopo essere stato l'ospite passivo, nel capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, la lavanda dei piedi. Che cos'è la lavanda dei piedi? È il segno che siamo esseri umani, che cioè quando arriva uno straniero non gli si chiede niente. Il nome quello straniero lo dirà molto dopo, ma la prima cosa che si fa è dire, straniero, siediti. Prendi un bagno ai piedi. Poi naturalmente all'ospite si dava un bagno, una lavanda per tutto il corpo. Ne è testimonianza non solo questo testo biblico, ma anche l'Odissea. Quando Ulisse va nel paese dei feaci, qualcuno ricorderà, la prima cosa che gli venne data fu appunto il bagno ai piedi. Poi... Così come Abramo torniamo proprio a questo esercizio di ospitalità stupendo, perfetto da parte del nostro protopatriarca, non solo dei fratelli ebrei, ma Paolo ci dirà che seme di Abramo è Gesù e tutti noi siamo figli di Abramo. Cosa possiamo imparare da questo padre? Possiamo imparare che dopo aver offerto dell'acqua bisogna offrire anche del cibo, bisogna invitare a pranzo. Ma chi erano? Degli sconosciuti. Il testo dice degli angeli, certo, poi dice degli uomini. Insomma, erano Dio stesso. La visita di Dio nel mondo antico arrivava innanzitutto attraverso l'ospite, lo straniero, lo sconosciuto, quello che veniva da lontano e che portava quindi nuove importanti per l'uomo che invece non aveva viaggiato. Non aveva conosciuto altri mondi. E allora abbiamo visto come Abramo chiamasse Sara proprio a preparare, a preparare una focaccia, a preparare da mangiare. E poi naturalmente sarebbero venute le parole. Secondo quadro quindi. Arrivano le parole. Arriva una specie di riconoscenza da parte di questi ospiti angelici. Beh, del resto la lettera agli ebrei raccomanda l'ospitalità. Siamo all'alto polo della scrittura. La lettera agli ebrei è un testo tardivo del Nuovo Testamento che dice dovete ospitare lo straniero. Perché? Perché molti di noi, quando hanno ospitato stranieri, non lo sapevano, ma si sono accorti che essi fossero degli angeli, che nel loro viso si celasse la trasparenza di Dio, la visita di Dio, la sorpresa di Dio e la sorpresa arriva per Abramo certamente attraverso delle parole che però sono rivolte innanzitutto possiamo dire a Sara alla principessa secondo quadro dicevamo lui che cosa dice che cosa dicono gli angeli? Ma che cosa dicono questi angeli uomini? Che cosa dice Dio? Ormai abbiamo scoperto che c'è Dio dietro questa visita, questa trinità appunto. Il prossimo anno avrai un figlio, cioè Sara rimarrà incinta. Beh, per un uomo vecchio di cent'anni, per una donna di 90 anni, ma insomma sarà stata sicuramente una sorpresa bellissima. Abramo aveva già un figlio, si chiamava Ismaele. Era figlio della schiava di Agar. Ma Sara no, non aveva mai avuto un figlio. Il suo grembo non aveva mai sorriso, non aveva mai gioito. Era una coppia, questa stanca, sfiduciata ormai. Il Signore prima, nel capitolo 15, aveva promesso ad Abramo una discendenza numerosissima come le stelle del cielo, però in fondo era riuscito solo ad avere un Ismaele, insomma il figlio della schiava. Egiziana, ma figli proprio dalla sua moglie, da, dalla principessa, da Sara, non ne erano venuti e quindi sicuramente si erano ormai, insomma, rassegnati. Abramo e Sara, soprattutto Sara, di cui si dice non aveva più ormai la possibilità di generare figli, una novantenne che rimane incinta, farebbe un po' specie anche a noi oggi, che pure, insomma. <ride> Abbiamo tante possibilità diverse, diciamo, con la scienza, con la genetica, eccetera, eccetera, con le varie manipolazioni. E quindi saremo colpiti, certo. Eh, ma l'angelo dice: Nulla è impossibile a Dio. Qualcuno di loro ricorderà quando queste parole verranno ridette: da chi e a chi? Da un altro angelo a un'altra donna, una donna vergine. Maria, nel capitolo primo del Vangelo di Luca. Quando. L'angelo Gabriele, dopo aver. No, ormai Maria, insomma, era, aveva cercato di convincere Maria no, a questo grande miracolo che sarebbe stato la, il parto di una Vergine, una cosa stranissima, eh? quantomeno simile nella stranezza e nell'impossibilità rispetto alla gravidanza di una novantenne. Come fa l'angelo a convincere Maria? Hm? Come fa? Dicendole, anche Elisabetta, tua parente, è incinta e questo è il sesto mese per lei. Ma di che parla la Bibbia? Di cose che riguardano un po', no, anche tanto l'attualità, in fondo si parla di queste cose oggi. E sì, e lei, Maria, dice sì, perché dice sì? Quando sa che la sua cugina, la sua parente, anche lei. È incinta, anche a lei è accaduto l'impossibile. Allora dice, eccomi, sono l'alleata di Dio, eccomi. E comincia a correre e va velocemente verso sua cugina Elisabetta. Ma lì proprio l'angelo dice, perché nulla è impossibile a Dio. Proprio facendo una sorta di, no? di, di, di uh, controcoro, proprio riprendendo, citando le parole del testo che abbiamo letto, di Genesi 18. La reazione di Sara. Eh? Ma sì, insomma, il testo ci fa con la prima interpretazione che noi possiamo dare, è, de è quella dello scetticismo. Sara sembra scettica perché le donne sono concrete, sono più, più realiste degli uomini forse, ma certo per una donna è più difficile credere a una gravidanza da, da anziana, è più facile per un uomo. Un uomo di cento anni potrebbe perfino... Ancora generare un figlio. Ma una donna di 90 anni è proprio impossibile. Perché portarselo dentro per nove mesi non è facile con un corpo così vecchio. Allora, come sarà stato quel sorriso di Sara che diede il nome a quel figlio? Perché Isacco significa sorriso. La madre dà il nome a questo figlio. Attraverso lo scetticismo? Sì, anche, ma io penso attraverso. Una contentezza sfrenata. Una donna che aveva desiderato per tutta la vita di avere un figlio e non aveva potuto avere quella gioia che si prova quando si sente un'infiorescenza nel grembo. Quella gioia che si prova perché il tuo corpo diventa veramente una trinità. Io ricordo il mio primo parto. Capì la trinità perché il corpo di una donna si divide in tre. Si divide in due e poi viene una terza creatura che è il figlio. In quel momento si è veramente in tre. E lei sorrise di scetticismo, ma no, sorrise di primavera. Perché che un corpo ormai vecchio, avvizzito, che si rivolge ormai verso la morte, verso la tomba, irrigidito, potesse conquistare una morbidezza, una duttilità che è tipica. Del corpo, quando si trasforma, corpo di una donna, no? che diventa la culla di una vita che si deposita sul futuro, non più sul passato, ma sul futuro. Questo è il figlio, è una freccia che si lancia verso il futuro. Noi vivremo attraverso, attraverso i nostri figli. Che bella la lezione di Sara, questo capitolo, questo quadro di Sara che sorride e nascerà Isacco. È un quadro che per noi chiesa, di cui tanti dicono, la chiesa cattolica in Europa è vecchia, l'ha detto anche Papa Francesco, Papa Francesco lo dice spesso dell'Europa, l'Europa è una nonna, quando andrò, mi sembra a Strasburgo, mi ricordo se è Strasburgo o a Bruxelles, disse è una nonna, ma lo ripete spesso, è vero, anche la nostra chiesa d'Occidente è anziana, abbiamo bisogno di una quercia di mamre. È il momento proprio questo. Ma perché questa quercia di mamre ci sia? Perché arrivi qualcuno che rivitalizzi i nostri corpi, che ci faccia veramente sperare nel futuro, anche veramente come Chiesa. Molti di noi in Europa oggi si chiedono: ma ci sarà un futuro per la Chiesa europea? Eh? Ci sarà se noi accoglieremo i forestieri. Certo che ci sarà. La prima Chiesa cattolica al mondo, sapete qual è? Quella delle Filippine, facciamo queste statistiche. La seconda è quella della Corea del Sud, la terza è quella del Brasile, la quarta è quella dell'Argentina. Benvengano! Benvenga! Del resto, il Cristianesimo non è cresciuto nella terra dove è nato, non è cresciuto lì, sappiamo bene. È cresciuto dove? Nella terra dove Paolo arrivò. Con una nave che aveva fatto naufragio e quindi io suppongo arrivasse a nuoto, forse Paolo sapeva nuotare. A Malta. Da lì dobbiamo aspettare di avere figli per il futuro. Se noi siamo chiusi nelle nostre sacrestie, se noi consideriamo la nostra fede come una carta d'identità che vincola il nostro passato e basta, non avremo un futuro. Non daremo figli al mondo, non saremo generativi. Non è importante che la Chiesa resti al mondo, novantenne senza speranza. C'era un Ismaele in giro, c'era qualcuno, c'era una struttura, sì, ma quella non avrebbe dato il futuro. Abbiamo bisogno di figli, di futuro, di gioventù, per noi prima di tutto, perché possiamo davvero abitare la storia, abitare il futuro e dare a Dio un posto ancora nel mondo attraverso questo futuro. Questo è il sorriso di Sara, questa è l'ospitalità di Abramo, questo è ultimissimo quadro, ancora tre minuti, prendo penso di stare nel tempo, eh, che è appunto Abramo supplice. Abramo è un uomo. È un antieroi, Abramo non è un eroe, hm? per tanti motivi non importa, ma è un uomo molto generoso. Dove si vede che Abramo è generoso? Eh? Si vede eh, proprio nell'amore, nella responsabilità che quest'uomo si prende per gli altri, non per sé. Abbiamo detto Abramo è un uomo giusto perché? È un uomo ospitale e in questo è un uomo civile, dicevamo, ma è un uomo che poi riceverà la visita di Dio, quindi fedele, credente. Paolo si sfiata nella lettera ai Romani, nella lettera ai Galati, per spiegare a noi che Abramo fosse l'uomo proprio della fede. Credette, credette alla parola di Dio e questo gli conferì davvero no? lo rese giusto e gli conferì il futuro. Ma c'è un altro aspetto. Molto importante nella Bibbia è quello della profezia, perché nella Bibbia i supplici sono i profeti: Samuele supplice, Mosè grande supplice. Mosè riuscì ebbe la faccia tosta quando Dio, dopo il vitello d'oro, decise nel capitolo 32 del Libro dell'Esodo, questo dopo naturalmente Genesi, di distruggere questo popolo, tagliare, perché questo popolo si è fatto un idolo d'oro. Io con te, Mosè, posso continuare, no? Faremo qualcos'altro, ma questo popolo lo voglio punire. Mosè è l'uomo che dice a Dio, convertiti. Shuv è il verbo greco. Eh, ebraico, scusate, metanoeo il verbo greco metanoia la conversione significa il cambiamento di mentalità. Mosè si permette di dire a Dio: Convertiti, Signore, abbandona il male che hai pensato di fare al tuo popolo. Siamo al capitolo eh, 32, dal versetto 7 in poi di quel, di, di quel capitolo di, di Esodo. È testuale, diciamo, la mia eh, citazione. E poi la terza, Signore, ricordati. Di quanto hai amato questo popolo, a cominciare da Abramo. Adesso lo vuoi lasciare? L'hai tanto amato, hai sprecato tanto tempo, no? come noi quando magari ci arrabbiamo con i figli. Diciamo basta, adesso te ne vai. Poi dovremmo pensare quanto tempo abbiamo, no? Passato con loro. Dio cambierà la sua idea nei confronti del suo popolo pensando, dice, ma ci ho sprecato tanto tempo adesso. E vabbè, dai, lo perdono. Continua a stare con lui. Ed ecco che Abramo è molto simile a Mosè, i profeti sono i supplici. Lui, eh, Abramo è veramente un supplice ed è veramente questo braccio di ferro. Essere profeti significa una cosa. Dio lo dirà al profeta Ezechiele. L'empio, dice Dio ad Ezechiele, morirà per il suo peccato, ma della sua vita io chiederò conto a te. Questo è il profeta, è un uomo in croce, deve tenere unito Dio al suo popolo. È un uomo che si rende responsabile della salvezza dell'altro, non di se stesso, di se stesso, d'accordo, ma della salvezza dell'altro. Gesù, ecco, i fratelli ebrei considerarono Gesù un profeta, penso anche per questo. Allora Abramo è supplice. È supplice e dice, Signore, ma tu fallo per te, no? Ma no, non distruggere Sodoma. Magari ci potrebbero essere 50 giusti. E tu, che Dio saresti? Saresti un Dio giusto? Se facessi morire, diciamo, il giusto con il peccatore. Se ci sono 50 giusti, non la puoi distruggere. E Dio dice, va bene, io non la distruggerò. Ma Signore, potrebbero essercene 45, va bene, io non la distruggerò. Bellissimo. Ci sono tante pagine bibliche stupende, leggete la Bibbia. Perché non vi lascerà mai soli, parlerà di quello che oggi voi vivete. Chi ama fa il braccio di ferro. Chi ama insiste. Gesù dirà, no? Insistete. La preghiera è un'insistenza. 45, vabbè, Signore, forse 40. Ok, 40. 30, forse Signore ce ne saranno, perché lui mi era sicuro che ce ne fossero veramente tutti questi. Signore ce ne potrebbero essere 20. Va bene per quei 20, ma magari ce ne saranno solo 10. E qui si ferma se avete sentito, questo, hm? Questa, diciamo, proprio <ride> confronto e supplica, no? così. così straordinaria, dolce, tenera, forte, stupenda. Eh, sì, è vero, ci abitava Lot, che era suo nipote, ma insomma Sodoma era pure Sodoma. Abramo aveva fatto una guerra per Sodoma e l'aveva vinta. Abramo ha provato due volte a salvare Sodoma, ma Sodoma è la città dei Sodomiti. In italiano questa parola, sapete cosa significa? Sodomia. Sono miti, insomma non sono proprio. Diventano poi, per, come dire, proverbialmente i più corrotti che ci siano. Diciamo la città più corrotta che c'è è quella per cui Abramo insiste in questo modo. Purtroppo, dice Don Tonino Bello, commentando questo testo, secondo me dice la cosa più bella. Dice Abramo, perché ti sei fermato a dieci? Perché dopo dieci, avete sentito, finisce il capitolo 18 e Dio se ne andò, insomma, come dire, è, è finita lì, dieci giusti non c'erano a Sodoma, però ce n'era uno che era Lot. Allora Don Tonino Bello dice, Abramo, che peccato se tu avessi insistito ancora e avessi chiesto a questi, no, a questi due uomini e Dio stesso avresti detto... Signore, ma magari ce n'è uno, ce n'è uno solo, eh? Sodoma sarebbe stata salvata. Per fortuna che poi nella nostra storia ci sarà uno solo. Per uno solo tutti noi siamo salvati. Tutti noi siamo Sodoma. Isaia comincia il suo stupendo affresco il suo libro più lungo dei profeti naturalmente il più grande, il primo, il portale del profeta Isaia comincia così voi, si rivolge a Gerusalemme, si rivolge a quelli che andavano nel Tempio che facevano i pellegrinaggi che svolgevano tutte le funzioni un pochino anche noi, no? siamo così siamo pronti a fare tutti gli atti di culto, ma Isaia dice capi di Sodoma e popolo di Gomorra perché venite qui, mi offrite tanti atti di culto, ma siete ipocriti, le vostre mani grondano sangue, non vi interessate del fratello, fate perire il forestiero, schiacciate il debole, siete indifferenti verso l'altro, non, non viaggiate verso chi sta male, eccetera, eccetera, eccetera. E dice... Il vostro culto deve purificarsi, altrimenti non siete diversi da Sodoma, quella città che fu appunto distrutta, non siete migliori del popolo di Gomorra. Noi ringraziamo il nostro Padre Abramo che ha reso una supplica per noi e questo per noi è l'opportunità per ringraziare il Signore che ci ha tutti salvati. Uno solo è riuscito a salvare tutti. E preghiamo per tutti noi per questo anno, perché possiamo essere come Abramo, ospitali. Perché ospitando riceveremo la visita di Dio. Come Sara sorridenti, forti, desiderosi di dare la vita, di dare futuro, non ripiegati su noi stessi. Una chiesa che vive, una chiesa che incontra il mondo, una chiesa che possa veramente dare una parola di vita al mondo, significativa al mondo dove vive. Ed infine, appunto, una chiesa supplice per tutti i popoli, per tutti. I fratelli, per tutti i corrotti, i peccatori, i fragili, i deboli, per tutti i nostri fratelli. Prolunghiamo la nostra riflessione personale unendo le nostre voci nel canto. Verranno portati dei ceri davanti all'icona, un segno per esprimere la nostra volontà di essere annunciatori del Vangelo sull'esempio di Filippo, l'Evangelista. Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai, gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Sia lode a te, vita del mondo servo fino alla morte, doni alla storia, nuovo futuro, solo in te, pace e unità, amen alleluia, gloria a te, Cristo Gesù. Dialote a te, pietra angolare, seme nascosto, stella nel buio, in nessun altro il mondo si salva, solo in te pace e unità. Questo verrai, sei speranza solo tu. Ci alziamo in piedi. Insieme ora ci rivolgiamo al Signore con la preghiera composta dal Vescovo per il nuovo anno pastorale. Al solista rispondiamo assieme con il ritornello cantato. Sei la mia luce, sei la mia salvezza. Sei la mia gioia, alleluia. Insieme, sei, sei la, la mia luce, luce. Sei, sei la mia salvezza. Signore Gesù, mite e umile di cuore, che ci inviti a venire a te per trovare ristoro per le nostre stanchezze e oppressioni. Donaci di sperimentare l'accoglienza ospitale e fedele che tu ci offri. Fa che l'esperienza dell'incontro con te mobiliti tutte le nostre energie e i nostri affetti per ospitarti a nostra volta. In tutti gli ambiti del nostro vivere, in modo che davvero ti riconosciamo come il Signore, il Maestro e il Salvatore. Sei la mia luce, sei la mia salvezza. Sei... Chiediamo di far crescere e di sostenere il nostro slancio missionario e il coraggio della testimonianza, affinché l'esperienza dell'incontro con te non resti chiusa in noi, ma diventi annuncio gioioso e convinto in ogni luogo dove ci chiami a vivere. Fa che non restiamo impauriti dai deserti che incontriamo e dalle povertà nostre e altrui che tocchiamo con mano. Sei la mia luce, sei la mia salvezza, sei la mia gioia. Rendici obbedienti e docili all'azione del tuo Santo Spirito, che ci spinge a correre innanzi e ad accostarci alle persone che incrociano la nostra via. Fa che impariamo l'arte di cogliere il seme di bene presente in loro, le domande che pulsano nel loro cuore e di annunciare loro con le parole e con la vita, la tua presenza portatrice di consolazione, di vita buona, di vera fecondità e di speranza eterna. Sei la mia luce, sei la mia salvezza, sei la mia gioia. Vergine Maria, donna mite e coraggiosa, intercedi per noi perché la fede e la testimonianza missionaria delle nostre comunità cristiane non si spenga, ma possa ravvivarsi per la salvezza nostra e del mondo intero. Amen. Sei la mia luce. La mia salvezza, sei la mia gioia, alleluia. Possiamo sedere. Comunità ospitali e missionarie, e questo è il titolo del nuovo, della lettera che ho inviato per il nuovo anno pastorale. Un tema indubbiamente molto ricco, suggestivo e ricco, che traspare da molti testi della Sacra Scrittura. Anche quello che abbiamo ascoltato questa sera, molto, molto bello, molto fecondo che ci parla davvero al cuore e alla vita. Molto ricco e molto stimolante questo tema. L'abbiamo sentito sia attraverso il brano di Filippo degli Atti, sia questa sera, grazie alla lezione, alla lettura che ci ha fatto Rosanna. Ebbene, tutto questo deve certamente tradursi in un rinnovato impegno della nostra vita personale, ognuno deve sentire rivolte a sé stesso queste parole, questi, questi stimoli, queste direzioni di cammino, ma anche deve tradursi in un rinnovato slancio nella vita delle nostre comunità cristiane e delle nostre unità pastorali e della nostra diocesi. Non dobbiamo solo sentirci impegnati personalmente, ma anche come comunità, sostenendoci certamente a vicenda, riconoscendo e accettando le nostre povertà, ma non, non perdendoci di coraggio. Ed è proprio questo lo scopo delle due paginette della lettera pastorale, indicazioni pratiche per il nostro cammino dopo la lettura e la riflessione sull'episodio sull del diacono Filippo, ecco ci sono delle indicazioni a pagina 20 e 21, in cui eh, si dice non chiediamo chissà quali, non vogliamo che eh, forzatamente le parrocchie e le unità pastorali facciano chissà quali lavoro, suggeriamo alla luce di questa parola ascoltata, di altre parole che ci illuminano e ci sostengono in questa stessa direzione come quella di questa sera, eh, vogliamo che si percorra ecco, con serietà una, una via, una, una indicazione, una semplice traccia per rivedere e rinnovare, si dice, la propria pratica pastorale, la vita, il proprio agire, il proprio... Eh, Relazionarsi fra noi nelle nostre parrocchie, nelle nostre unità pastorali. E sono indicati quattro passaggi, se avete presente, e li riprendo perché ritengo importante non fermarsi soltanto a una contemplazione estetica della parola di Dio, che magari ci commuove, tocca anche i nostri, i nostri affetti, però, però fatica a tradursi in azione, in scelta, in decisione. Ecco, dobbiamo trasformare questo ascolto in decisioni concrete. Quattro passaggi sono molto semplici. Approfondire il significato dell'espressione ospitalità missionaria, che come ben sapete no? la parola ospite è una parola doppia, indica io che ospito e io che sono ospitato. Ed è vero noi siamo ospitati del Signore, siamo ospitati dei fratelli, ma dobbiamo proprio per questo imparare a diventare ospitali, comunità ospitali, ospitali perché ospitate anzitutto. Come Abramo che scopre che prima di essere lui a offrire l'ospitalità, perché sembra essere lui la persona ospitale, era ospitato nel cuore di Dio che lo visita si fa ospite per generare vita. Ecco. Approfondire il significato di questa espressione, ospitalità missionaria, attraverso anche delle indicazioni che vengono offerte, individuare il senso di alcune parole chiave che indichino un atteggiamento autenticamente ospitale e missionario. Poi in secondo passo fare una lettura delle situazioni non avvicinate dalla nostra pratica pastorale. Proprio perché ci scopriamo ospitali e ospitati, e proprio per questo ospitali dobbiamo anche domandarci: ma noi lo siamo davvero? Ci sono delle situazioni a cui non arriviamo, a cui non abbiamo pensato, di cui non ci siamo accorti. Poi individuare una di queste situazioni su cui concentrare. L'azione pastorale possono essere non so, gli anziani, possono essere una categoria di giovani, ogni comunità si interroga, ogni comunità ha una sua capacità illuminata dall'ascolto della parola del Signore e dal discernimento di individuare questa situazione e poi scegliere le iniziative più adeguate per operare, per agire. Ecco, ci sembra una strada, dopo ogni comunità la, la coniugherà, la tradurrà secondo la propria fantasia, secondo anche le proprie possibilità, però una strada concreta per passare dalla, dalla contemplazione all'azione. Contemplativi e missionari, ospitali e missionari. Ecco, io credo che questo possa essere un aiuto che ci guida. Non sono cose impossibili, poi ogni comunità farà la sua strada. Ma è importante che si metta in ascolto, come abbiamo cercato di fare questa sera, e poi dall'ascolto si chieda: beh, che cosa mi dice di fare il Signore? Ecco, io mi ha molto colpito quella, quella, quel passaggio in cui. Eh, la eh, Rosanna ha, ha commentato quella sterilità apparente o a volte purtroppo eh, anche quasi reale che caratterizza la nostra civiltà e il nostro cristianesimo occidentale. Anche Abramo e Sara sembravano ormai avizziti, impossibilitati a generare nulla impossibile a Dio. Nulla è impossibile a Dio. Io credo che se noi siamo animati da questa fiducia e questa speranza, sperimenteremo davvero che Dio rende possibile ciò che non è possibile a noi uomini. Ringrazio tutti, ringrazio coloro che hanno preparato questa venire di preghiera, ringrazio voi che siete venuti, e ringrazio in particolare due donne, questa sera mi pare giusto la, la nostra Nicla, iconografa, che come ogni anno accompagna il nostro anno pastorale, il nostro cammino pastorale con, eh, scrivendo un'icona. Ecco, Quest'anno, poco dopo la giornata di giugno, è venuta e mi ha detto ho, fatto, ho scritto l'icona, ho ascoltato. Ecco, la ringraziamo davvero, è un dono e una grazia di avere con noi Nicola e la ringraziamo davvero per questo servizio che fa tutta la nostra diocesi. E ringraziamo questa sera Rosanna, un'altra voce femminile che ha portato proprio anche la propria sensibilità la sensibilità femminile che è capace di ascoltare ciò che magari a noi maschi sfugge e accentuare e sottolineare degli aspetti che ci fanno pensare, ci aiutano a capire meglio la parola del Signore ecco credo che questo sia anche un, una, bella, una bella realtà in cui ci fa capire proprio di valorizzare la diversità di cui ognuno di noi è portatore a favore della comunione e della crescita di tutti. Un'ultima parola la dico a riguardo, visto che penso che siano molti, perché molti tra voi siano, prese, eh, siano qui presenti, i membri delle equip delle unità pastorali, le ho incontrate insieme col vicario tutte quante, a partire dalla tarda primavera fino a metà di luglio. Eh, devo dire che proprio ho Incontrato delle persone brave, veramente che mi hanno consolato, certo a volte anche con delle fatiche, con dei momenti di, 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 di incertezza, di dubbio. Chi non ha questi dubbi? Bene, la fede è proprio il superamento del dubbio. La fede è il superamento del dubbio. Ecco, io vorrei allora non solo ringraziarli, ma anche incoraggiarli all'inizio di questo nuovo anno pastorale, come ho fatto in quegli incontri a ripartire con quella fiducia che ha mosso Filippo, il diacono Filippo, con quella fede che ha mosso Abramo a diventare intercessore davanti a Dio per i suoi fratelli. Credo che i membri dell'unità pastorale possono davvero operare anche in questo senso qui ed è davvero la loro, la loro, credo, vocazione in questo momento. Concludiamo e continuiamo la nostra preghiera animati da quel sospiro e da quel respiro dello Spirito Santo che ci sostiene e ci aiuta a procedere nel cammino. Il vescovo adesso farà un piccolo gesto di consegna. L'ufficio missionario ha preparato un piccolo sussidio che ci aiuta a vivere l'ottobre missionario straordinario, così l'ha voluto Papa Francesco quest'anno, un piccolo sussidio immaginato così, una paginetta ogni settimana. Con un tema, con un impegno e col ricordo degli appuntamenti diocesani, triveneti e nazionali a livello di impegno missionario. Allora facciamo in questo modo: è un po' complicato che il Vescovo dia a ciascuno il libretto, fa così. Una ventina di persone, magari voi che siete da questa parte, uscite, venite. Il vescovo vi passa una ventina di coppie di questo libretto e questa ventina di persone le distribuirà a tutti i presenti in chiesa. Mentre facciamo questa operazione cantiamo. Alla fine del canto presento brevemente il contenuto di questo libretto. Abita la terra e vivi con fede, ci ripete il Signore, ogni tuo progetto semini amore, io per te lo compirò. Ripetiamo insieme il ritornello. Abita la terra e vivi con fede. Ci ripete il Signore, ogni tuo progetto semini amore, io per te lo compirò. Tu ci chiami ad essere sale, tu ci chiami ad essere luce. Sale della terra e luce del mondo, per l'intera umanità. Insieme abita la terra e vivi con fede, ci ripete il Signore, ogni tuo progetto semini amore. Io per te lo compirò Tu ci chiedi di dare la vita Tu ci chiedi di offrire noi stessi Di portare agli altri con la tua misura Pace, gioia e carità Abita la terra e con fede ci ripete il Signore. Ogni tuo progetto semi di amore, io per te lo compirò. Tu ci inviti a lasciare ogni cosa per fidarci del tuo vangelo, camminando insieme per le vie del mondo, con chi hai posto accanto a noi. Abita la terra e vivi con fede, ci ripete il Signore. Ogni tuo progetto semiglia amore, io per te lo compirò. Un atto di fiducia nei presenti mi imporrebbe il silenzio, ma parlo. Vedete c'è il cartoncino che riproduce l'immagine dell'icona di Nicla. Nella retro c'è la preghiera composta dal vescovo. Le cinque settimane hanno come tema missione e scambio, missione e mandato, missione e uscire. Missione è ospitalità, missione è qui e ora. Una riflessione commenta il titolo. Ad ogni settimana è proposta un'azione, un impegno che è riportato, e però di ogni settimana si ricordano iniziative. Faccio un esempio. Già il 27, quindi la prossima settimana, a Oderzo, il tema dell'Amazzonia. Mentre il primo ottobre a Conegliano è il toniolo, un tema molto interessante, l'Africa e le sue migrazioni. È tutto vero quello che dicono sui migranti? Interventi di. Jean-Léonard Toadie e padre Paolo Scoda. L'appuntamento importante di sabato 5 ottobre, dove Auderzu ufficialmente inizia questa esperienza ecclesiale di scambio tra le chiese di Livramento e Vittorio Veneto. L'appuntamento alle 17 segue la messa nel Duomo. E così di seguito la settimana 2, la seconda settimana, c'è la veglia di preghiera che unisce insieme catechisti e mondo missionario, dalle Giuseppine alle 20.30 qui a Vittorio. Poi inizia la scuola di preghiera, di seguito... L'Assemblea missionaria del Triveneto, siamo alla terza settimana, La Missio ad Agentes da ieri a oggi è la presentazione di un libro che racconta la storia della presenza dei missionari di Vittorio Veneto in diocesi a Caitite, al Toniolo, conegliano, il giorno 16 ottobre alle 20.30. Il convegno dei giovani il giorno 19 a San Vendemiano La quarta settimana non c'è nulla perché tutti siamo impegnati nella giornata missionaria mondiale. L'ultima settimana ricordo questa iniziativa a livello nazionale, un forum missionario a Roma. E già che ho la parola... Voi trovate nei due altari laterali, i primi due altari laterali, il materiale per ogni parroco per tutto l'anno pastorale. Manifesti, deplian, volantini, eccetera. Come pure nei banchetti accanto davanti alla porta principale, trovate del materiale utile agli interessati, per esempio, il Deplian della scuola di teologia, oppure della scuola sociale. C'è qualche coppia della lettera pastorale del Vescovo. Il volantino del convegno delle parrocchie adoratrici, materiale fornito dall'ufficio famiglia. Chi desidera può ritirare. Prima di procedere, vorrei, state seduti vorrei chiedere a Nikla, mi scuso dell'improvvisazione. Nikla, se vuole venire un attimo a spiegare l'icona. Prima di tutto devo ringraziare il mio vescovo che mi ha sollecitato ancora una volta a meditare e pregare un brano del testo sacro. Mi ci sono impegnata con entusiasmo pensando di pregare assieme a tutti voi e con voi e ho ripreso in mano un po' tutto, tutte le parole di Gesù riguardanti la promessa dell'invio dello Spirito Santo. Eh, prima di ascendere al Padre, il Cristo risorto aveva detto ai suoi discepoli, avrete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e mi renderete testimonianza a Gerusalemme, nella Samaria, nella Giudea e in tutti i confini della terra. Gesù invia in missione i suoi perché in tutto il mondo sia diffuso il Vangelo. Gli atti degli Apostoli narrano proprio la nascita della prima Chiesa e la, la costituzione delle prime comunità cristiane nate ehm, per opera del soffio irresistibile dello Spirito Santo. E il Vangelo, gli atti degli Apostoli sono anche detti il Vangelo dello Spirito Santo. Ebbene, questo, questo, questo concetto mi ha aiutato nella scrittura e nella preghiera dell'icona. La lettura dell'icona parte dall'alto. Vediamo in piccolo semicerchio nella parte alta dell'icona, simbolo della teofania, il Cristo glorioso che conferma la Sua presenza, la promessa fatta agli Apostoli della Sua presenza sull'invio dello Spirito Santo. Eh, che procede dal Padre e donerà ai discepoli la forza di renderli testimoni del Vangelo in tutto il mondo. Ebbene, vediamo Filippo che parte da Gerusalemme, dove era in atto una persecuzione, pensiamo che Stefano era stato martirizzato, una persecuzione nei confronti dei seguaci di Cristo. Vediamo la città di Gerusalemme che emerge eh, da quella spaccatura di rocce. E Filippo, pieno di spirito santo e di sapienza, dice eh, Atti degli Apostoli, Ehm, prendersi cura delle mense per assistere i bisognosi, eh, soprattutto le vedove e gli orfani. Ebbene, lo spirito eh, Filippo ricolmo di Spirito Santo che gli appare sotto forma di un angelo, parte quindi da Gerusalemme e si avvia verso Gaza, attraversando una zona desertica. Eh, mi è piaciuto tanto, come hm, ho detto anche al vescovo, rappresentare e mettere in evidenza questo deserto. Deserto eh, che ho visitato più volte recandomi in Terra Santa ed è un luogo eh, di solitudine, di silenzio, pieno di pericoli ma anche il luogo dell'incontro, eh, pensiamo ai deserti della nostra vita, quante volte abbiamo vissuto nella nostra vita momenti di deserto, di solitudine, di abbandono, di dubbio, ma è proprio nel deserto che eh, il Signore si fa presente a noi, che ci viene incontro, che ci dà la forza di scoprire eh, i Suoi doni e la grandezza del Suo amore, di scoprire che non siamo soli nel deserto della nostra vita. Eh, infatti, ehm, ho rappresentato qua e là il deserto ehm, arricchito da ciuffi verdi striati d'oro, oro simbolo quindi della presenza divina. Ehm, vediamo che ehm, Filippo è l'inviato, eh, l'inviato, infatti, egli si sostiene eh, su un bastone ricolmo della forza dello Spirito Santo come dice la stola eh, striata d'oro che gli attraversa la spalla eh, Filippo ehm, ricolmo di Spirito Santo eh, come dice la lettera eh, il Vescovo nella sua lettera pastorale era un uomo capace di ascoltare lo Spirito Santo e di camminare secondo i suoi insegnamenti egli quindi è in cammino e è L'evangelista, ehm, pensate che nel Nuovo Testamento è, è l'unico a cui viene attribuito questo titolo, evangelista. Lungo il cammino, egli incontra un Etiope, un alto dignitario della regina Candace, lo si vede nella parte sinistra dell'icona. Ehm, hm, procedeva anche egli da Gerusalemme, forse vi si era recato per delle celebrazioni religiose, forse era un uomo religioso alla ricerca di un, del Dio, ehm, forse diverso da quello che era venerato dalla sua regina eh, che probabilmente venerava gli dei pagani. E era quindi alla ricerca questo uomo. Teneva tra le mani un rotolo, il rotolo della scrittura, sulle parole del profeta Isaia. Come una pecora fu condotto al macello, e come un agnello, senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Filippo eh, viene accolto dall'etiope, l'etiope. Eh, lo accoglie nel suo carro e gli chiede di essere illuminato sulle parole che stava leggendo e di cui non conosceva il significato. Ecco che Filippo si fa l'evangelizzatore, il missionario e aiuta Filippo a capire il significato delle parole che stava leggendo. Filippo ehm, aiuta l'Etiope che trova nelle sue parole le risposte ai perché della sua vita e chiede di essere battezzato. Nulla ehm, vieta che io possa ricevere il battesimo. Qua, poco distante, c'è dell'acqua e chiede quindi di essere battezzato. A destra, infatti, l'icona ci rappresenta ehm, Filippo che ehm, battezza l'Etiope. E che si piega umilmente, si china per ricevere il, il dono dello Spirito Santo. Filippo tiene in mano l'asciugatoio, è un simbolo umile, semplice, è simbolo del servizio, secondo l'insegnamento di Gesù, che nella cena con i suoi discepoli lavò loro i piedi e glieli asciugò con l'asciugatoio di cui si era cinto. Mm, invitandoli di fare lo stesso gli uni verso gli altri. Dall'alto dell'icona, nella parte destra, dalla roccia su cui appare lo Spirito Santo sotto forma di un angelo, così come aveva detto, come si legge nel testo, sgorga l'acqua, l'acqua rigeneratrice del battesimo, che rinvigorendo tutto ciò che incontra nel suo fluire, dona vita nuova all'etiope che riceve il dono dello Spirito Santo mediante il battesimo. Egli ora è pronto a proseguire il cammino sulla strada della vita come un uomo nuovo, pieno di gioia, rinnovato dalla speranza donatagli dallo Spirito Santo. Così sia per noi un, un, un dono che lo Spirito Santo ci dà continuamente perché diveniamo annunciatori della parola di Dio e sappiamo veramente essere ospitali e ospitanti. Ci iniziamo e ci avviamo alla conclusione della nostra preghiera ringraziando ancora chi ci ha aiutato e ci aiuterà in questo cammino. Lo spirito del risorto è la nostra forza. Uniamo ora le nostre voci nella comune preghiera perché possiamo essere capaci di accoglierlo e di riconoscerlo presente nella nostra storia. Insieme cantiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. O oh Padre, tu cammini accanto a noi e non ci lasci mai soli. Di questo ti rendiamo grazie e ti imploriamo, donaci sempre il tuo spirito, perché possiamo accogliere la tua parola e scorgere la tua presenza nel mondo, come hai fatto in passato con i nostri padri. Apri anche oggi i nostri cuori alla buona notizia che Gesù è venuto a portarci. È Lui la nostra gioia e la nostra speranza per i secoli dei secoli. Amen. E il Signore sia con voi. E con il, tuo il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Vi faccia splendere il Suo volto su di voi e vi doni la Sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il Suo sguardo e vi doni la Sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate e portate a tutti l'annuncio del Vangelo. Rendiamo grazie a Dio. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcero, Espes Nostra Sala, A Te clamamus, Exules Filiebe, A Te suspiramus, Gementes et flentes, in ag lacrimarum vale. Eia ja ergo ad bocata nostra, I los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructus Nobis post hoc exilium ostente O clemens O oh, clemens